a molti NSPD passivi, cioè quelli che si collocano nella zona verso la passività, sono, falliscono nell'interazione sociale a causa di un circolo vizioso che si crea in loro. Si instaura proprio sintomi fisici e previsioni negative, come evidenziato da questa slide. Si instaura un circolo vizioso, vedete? Sintomi fisiologici sgradevoli aumentano i pensieri di fallimento. Cioè, se uno è teso, no? Percependo la tensione, percependo i sintomi proprio fisiologici di tensione sgradevoli, aumentano i pensieri di fallimento. Ora, il pensiero di fallimento, se uno ha paura di fallire, no? Di sbagliare, magari, questo aumenta ancora di più la tensione, aumenta i sintomi fisiologici sgradevoli. Tutto questo aumenta l'ansia. L'ansia elevata che cosa determina? Determina il fallimento che è del compito. Perché se uno non è lucido, non è tranquillo, no, poi va a fallire veramente, va a sbagliare. Ecco come si installa questo circolo vizioso. In questo caso bisogna interrompere questo circolo vizioso, per esempio, agendo sui sintomi, per esempio sulla tensione. A è una persona, rappresenta una persona aggressiva, B una persona passiva. Immaginate questi due quadrati, due persone, una aggressiva e una passiva. Si influenzano reciprocamente. Quando per esempio in famiglia uno è aggressivo, uno è passivo, il passivo diventa sempre più passivo, l'aggressivo sempre più aggressivo. Perché? Perché, vedete, P, quella passiva, entra in ansia di fronte alle richieste aggressive di A. Quando l'aggressivo, no, gli fa delle richieste in modo aggressivo, magari con tono di voce gridando, il passivo diventa sempre, cioè entra in ansia. Che succede questa? Questa ansia, e non, la persona riesce, non vuole avere l'ansia, tende a diminuire l'ansia. Come fa a diminuire la sua ansia? Fuggendo da quella situazione, cede alle richieste aggressive di A, no? Quindi magari se cede alla richiesta, anche se è aggressiva, per esempio il marito che aggressivamente ha fatto una richiesta alla moglie, gliela concede. Questo fatto è negativo, perché crea un circolo vizioso, questo fatto aumenta il comportamento aggressivo di A, perché rinforza la passività, perché vede la passività, la passività aumenta perché, diciamo, non ottiene quello che vuole, no? È un rinforzo e quindi farà sempre più comportamenti aggressivi, aumenterà le sue richieste aggressive, questo aumenterà l'ansia, cioè, e sempre di più si cronicizza, si cristallizza questo tipo di rapporto. D'altra parte, che succede? Succede che l'ansia di P, della persona passiva, che tende a cedere alla richiesta aggressiva, che fa? Riduce l'ansia, si riduce l'ansia. Cioè sta un po' meglio la persona passiva, perché cede alla richiesta e si riducerà. Questo fatto riduce l'ansia, però è un rinforzo negativo verso la passività, perché il fatto di stare meglio, no? Il passivo sta un po' meglio quando c'è la richiesta aggressiva, il fatto di stare meglio, no? È come un rinforzo, e quindi sempre di più cederà, avrà un comportamento sempre più passivo, e sì, fino al punto che non potrà più rimarrà bloccato in quello stile di comportamento. Quindi nel rapporto con gli altri l'aggressivo diventerà sempre più aggressivo, il passivo sempre più passivo, e qui bisogna interrompere un circolo vizioso, magari cominciando a non cedere di fronte ad una richiesta aggressiva, coraggiosamente resistendo, mantenendo un po' di ansia. Ma questo che cosa determinerà? Determinerà
una diminuzione della tendenza al comportamento passivo, perché non verrà rinforzato dallo stare meglio. D'altra parte, determinerà una diminuzione anche delle richieste aggressive, che non avrà ottenuto, no, quello che voleva, e sempre di meno farà richieste aggressive. Queste minori richieste aggressive diminuiranno l'ansia, sempre di più diminuiranno l'ansia, fino al punto da riprendersi male. Ecco l'importanza di non cedere. Il coraggio di affermarsi. Il coraggio di affermarsi prende il nome spesso di assertività, che è una modalità attraverso la quale noi riusciamo il più delle volte a trovare il nostro posto esistenziale, quindi riusciamo a mantenere solida la dignità di noi stessi e il valore che ci siamo attribuiti, cioè la stima di noi stessi, ciò in cui noi crediamo di noi stessi. Quindi ti propongo un esercizio proprio in questa direzione, per vedere in qualche modo come tu ti puoi addestrare o esercitare ancora meglio a mantenere il senso della tua dignità. Sappiamo che più delle volte mantenere questa dignità è difficile, soprattutto quando le pressioni dell'altro ci costringono a fare qualche cosa che non vorremmo fare, a dire sì anche se vorremmo dire no. E questo è molto difficile, come tu saprai, no? E quindi bisogna che noi acquisiamo questa capacità nelle parole e nel corpo di poter dire di no. Ti farò fare un piccolo esercizio che ci aiuta a entrare un po' in questa dinamica, d'accordo? Va bene. Allora, l'esercizio è questo. Io, con un comportamento un po' invadente, ti inviterò attraverso un sì a costringerti a dire sì, ma tu sosterrai il confronto con me con un no. E questo no sarà un no che talvolta è un po' perentorio, talvolta un po' seduttivo, che tu dirai, talvolta un po' aggressivo, talvolta amorevole. Sì. Cioè, io dirò, ad esempio, facciamo un esempio concreto. Ti dico, pensando a qualche cosa che tu debba fare, ti dico sì. E tu devi esercitare contro di me un no più forte, proprio in questo modo. Assertivo. È stato abbastanza forte o è stato più forte il mio sì, secondo te? Un po' più forte il no. Un po' più forte il no. Proviamo. Sì, fai questa cosa. No. Ok. Hai sentito che il tuo no era abbastanza forte per sostenere il mio sì, la mia richiesta, oppure hai percepito che ti stavi indebolendo? Hai sentito in te abbastanza energia. Senti che questo no è sostenuto dall'energia del tuo corpo. Se tu senti che nel corpo perdi energia, vuol dire che il tuo no è meno efficace del mio sì. Sì. Quindi cerca di stare nell'energia, senti che l'energia dei tuoi piedi, delle tue gambe, al tuo bacino, okay? Tutto il tuo corpo, nel petto, sostenuto questo no. Va bene? D'accordo. Proviamo ancora. Sì. No. Sì. No. Sì, no. Cambia. Vedo che ti sei spaventato in questo momento. Giusto, per esempio. No, sono due lettere. Ma si può dire in maniera passiva, in maniera aggressiva, o in maniera assertiva, da farsi sentire. Quest'ultimo è stato assertivo. No? Per cui di fronte ad una richiesta aggressiva in qualche continua, no? Per le scatole, un no detto in questo modo mette dei paletti. E solo quello riesce a mettere i paletti. E quindi a rompere quel circolo vizioso di cui abbiamo parlato prima. Un no detto, come l'ho detto all'inizio, per esempio, non riesce a rompere quel circolo vizioso. Quindi l'assertività passa attraverso anche il corpo, attraverso il non verbale, il modo di dire le cose, che non deve essere né aggressivo, perché se no ti passa debolezza, né passivo, deve essere determinato, ma in modo tale da esprimere la propria dignità.